gli spunti che Giuseppe Lavezza adesso ha lanciato. Tanto grazie, sempre. Sempre così. Grazie a Repubblica, grazie alla Terza per aver scelto questo luogo. Sto riprendendo il signore. Io penso che questa già è una piccola prima notizia, nel senso che non stiamo in periferia, però siamo fuori dalle mura aureliane. E avere un evento culturale che si occupa di Roma fuori dalle mura aureliane è già un fatto che in questa città succede raramente. Cioè l'immagine, la proiezione che spesso diamo è una città che sta dentro quelle mura dove vivono 100.000 persone e spesso ci dimentichiamo dei restanti 2 milioni e 7, 2 milioni e 8, 3 milioni e 7, 3 milioni e 8 se consideriamo l'area metropolitana della città di Roma. E li ringrazio perché è evidente che se dobbiamo parlare di anticorpi vuol dire che c'è un problema. Sono dei virus, ci sono delle situazioni che non vanno, non solo quelle diciamo storiche. Ovviamente dovendo parlare di Roma, io ogni volta che mi capita riprendo il Solera di Roma moderna, perché è evidente che bisogna sempre ripartire dai fondamentali. All'inizio di Roma moderna ci sono quattro frasi. La prima: in scala assai più larga del fabbricare si procede al negoziare dei terreni e la popolazione intanto manca di case. Luigi Bianciani, sindaco di Roma, aprile 1873. Seconda frase: sino a quando vi sia un solo scolaro il quale non possa ricevere istruzione ed educazione civile in ambiente sano e adatto, le considerazioni del bilancio finanziario devono cedere il passo alle imperative esigenze del bilancio morale ed intellettuale. Ernesto Nadam, sindaco di Roma, dicembre 1907. Terza frase: la storia urbanistica di Roma è tutta e soltanto la storia della rendita fondiaria, dei suoi eccessi speculativi, delle sue convenienze e complicità colpevoli. Giulio Carlo Argana, sindaco di Roma, giugno 1978. Quarta frase: noi rischiamo di perdere in 10-20 anni quello che non ci è riusciti a perdere per secoli. Non possiamo essere indifferenti a questo appello di responsabilità, soprattutto perché la città, come in ogni periodo di crisi, si interroga sul passato per parlare in modo nuovo del presente e del futuro. Luigi Petroselli, sindaco di Roma, marzo 1981. Questo per dire che c'è un tema lungo, lungo. E che secondo me, per andare per sintesi, per la verità adesso abbiamo un primo ministro romano, cosa che non so da quant'è che succedeva, spesso noi dobbiamo fare il conto, spiegare al governo, trazione lombarda, trazione toscana, trazione, che Roma è la capitale del paese. Io penso che è un'occasione perché Roma ha bisogno di risorse e di poteri legislativi, ha bisogno di fare un salto in alto dal punto di vista dei poteri legislativi e ha bisogno di fare un salto in basso nel ridefinire i poteri dei municipi, cioè di come noi organizziamo la più grande città agricola d'Europa. Tutti sanno, ci sono 10 Milano, cioè noi prendiamo le 10 città medie italiane e c'è Roma. Quindi è evidente che c'è un problema strutturale che riguarda l'impianto di governance della città irrisolto e sul quale ormai non si discute più. Abbiamo discusso negli anni passati, questa cosa è sparita. E io penso che questo è uno dei nodi, è il nodo strutturale che andrebbe, diciamo, aggredito. Due, siamo qui. Ma noi siamo qui perché
abbiamo, diciamo, affrontato un nodo che è quello importante, secondo me, invece rispetto alla contemporaneità, quello che succede ora, insomma, che è il rapporto tra legalità e giustizia. Noi siamo qui perché a un certo punto tanti abitanti di questo quartiere, comitati di quartiere, il centro sociale e la strada, di fronte all'idea di un'altra eventuale speculazione commerciale di questo spazio, lo hanno occupato, cioè hanno commesso un reato, possiamo dirlo, cioè hanno commesso un atto illegale. A quel punto, senza la politica, e soltanto con la tecnica, avendo il codice penale in mano, noi avremmo dovuto chiamare i carabinieri, sgombrare lo spazio, colpire quel protagonismo, forse un po' vivace, comunque un protagonismo, ovunque c'è un protagonismo, va alimentato, va curato, va, è una cosa preziosa, in una città piegata in due, in cui ognuno si gira dall'altra parte, io penso che il protagonismo civico è un bene prezioso. Allora noi abbiamo iniziato un negoziato, abbiamo discusso, e quindi alla fine il posto è stato sgomberato da solo, perché noi abbiamo preso l'impegno di fare un'operazione pubblica, cioè di aprire uno spazio pubblico insieme all'università e riqualificarlo, e insomma oggi ci troviamo in uno spazio bello, perché la bellezza è una cosa che conta e che non è appannaggio delle mura italiane, che dovrebbe attraversare ed educare lo sguardo dei cittadini romani tutti. E io penso che noi dobbiamo sempre ricordarci che siamo qua, non perché, cioè la regione